ci hanno buttato in mezzo alla strada all'improvviso, i bambini senza mutandini. Questa è una cosa vergognosa e indegna. Io ho sempre pagato le tasse, ho pagato l'IMA, la spazzatura, e tutto quello che c'era da fare ho sempre pagato. E non è possibile che all'improvviso vengano a buttare fuori la strada. Fuori. Non ha avuto avviso, non abbiamo avuto niente, niente. Cioè, è incredibile. Guardate questo scempio che hanno fatto. Cioè i mobili, ci hanno buttato i mobili fuori, siamo accampati, con quattro bambini, come si fa? 120 tutti e due. 60 e 60. Che sono? Lì è una casetta misera. Cioè i ragazzi non lavorano nemmeno, come fa a pagare il prigione? Dove andiamo adesso? Ma vogliamo un aiuto, vogliamo almeno un fermaruspe. Cioè nessuno ci aiuta, nessuno ci esprime, non c'è un'alternativa se c'è. Due famiglie con due minori e sono venuti a sfrattarli il giorno, alla vigilia del primo giorno di scuola. Cioè i bambini il giorno dopo dovevano andare a scuola e si sono visti sfrattare. Come vi siete presi l'IMU? Come vi siete presi tutti i soldi da queste famiglie? Adesso noi pretendiamo che voi accettate un programma per mettere in ordine, dato che tutta Napoli è così, perché lo Stato non ci ha dato mai niente. Abbiamo sempre messo noi le mani nello sporco per dare un futuro ai nostri figli e ai nostri nipoti. Quindi noi questo chiediamo, che voi ci mettete a regola, perché come vi siete mangiati l'IMU, come vi siete mangiati tutte le tasse. Noi pretendiamo che quattro bambini non escano da una casa così con una ruspa senza preavviso, perché nemmeno gli animali, come date rifugio a altre persone come noi, con colori diversi, noi che siamo napoletani, italiani, che vi paghiamo lo stipendio, pretendiamo che non ci buttate così. Ormai queste case ci sono, abbiamo un comune in dissesso che non ha soldi, ma fate un piano di recupero che ci ammarà 30, 40 mila euro a 300 euro al mese e recuperate voi i soldi e soprattutto aiutiamo queste persone, facciamo un piano di bonifica. Un piano di bonifica, mettiamoci insieme dei comitati, troviamo una soluzione. Pianura e soccavo, sono tutti abusi, facciamo tante cose in terra. Boh! Casa di prima necessità, ci sono quattro minori e qua si sta proseguendo ad una demolizione. Io ho assistito ad un discorso chiaro e tonto del magistrato, che ha specificato: io non ce l'ho con le persone che hanno costruito, io ce l'ho con i comuni che all'epoca non hanno gestito bene la situazione. E così è stato. Però chi ci fa le spese sono sempre i poveri cittadini e non ce la facciamo più. Abbiamo bisogno di aiuto, siamo a pianura, un quartiere al 90% abusivo, e che facciamo? Creiamo un problema abitativo. Io penso che i cittadini sono stanchi, quindi vogliamo che magistrati, prefettura, tutti quanti scendano in campo e vengano a vedere con i propri occhi la situazione e poi decidere. Apriamo anche la parentesi degli avvocati, perché qua non facciamo i finti tonti che non veniamo avvisati, che siamo presi alla sprovvista. Queste sono sentenze passate in giudicato, però capita anche l'incompetenza di alcuni avvocati che hanno mangiato tantissimo. Voi pensate che queste persone non abbiano pagato il fitto per tanti anni? Ok, è vero, ma l'hanno pagato gli avvocati i soldi, ve lo posso garantire. Ogni ricorso, ogni incidente di esecuzione costa dai 1.000 ai 2.000 euro, alcuni addirittura nelle fasi di ristorazione anche 4.000 euro. Grazie alla polizia per come sta gestendo questa cosa. Grazie, un applauso alla polizia per come sta gestendo. Grazie, perché siete dei tempi del popolo. Noi non ce l'abbiamo con voi. Non sono un candidato politico, non sono qui per la politica, ma sono qui perché sono un cittadino di Napoli. I proprietari di casa hanno detto: se siamo abusivi, diteci quello che dobbiamo pagare. Dobbiamo andare via, dateci una casa. Non dal giorno, il padrone di casa è in ospedale, se l'è portata l'ambulanza, si è sentito male. Noi non vogliamo essere più delle pecore, vogliamo parlare con le istituzioni che noi abbiamo votato, perché se sono lì, questi sono i voti di pianura. Dove sono i politici di pianura? Per ora abbiamo avuto la risposta che se non ci muovevamo per entrare con un po' di violenza, stavamo là fuori e stavano buttando giù. Risposte: così è, questo è il mio lavoro, a me mi comandano. Allora se è il tuo lavoro e a me mi comandano, vogliamo qui chi comanda e ci dice in faccia: così è.